Uomini e donne, anticipazioni registrazione 26 marzo, e Silvio chiudono e lui va via. Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne del 26 marzo rivelano che ancora una volta al centro dell'attenzione ci sono state le vicende di Gemma Galgani. Per la dama torinese, infatti, è giunto il momento dell'epilogo finale legato alla sua frequentazione con Silvio. Il cavaliere con cui ormai da diverso tempo stava portando avanti la conoscenza, seppur tra numerosi alti e bassi. Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dalla nuova registrazione di Uomini e Donne di questa domenica 26 marzo 2023 rivelano che si è tornato a parlare delle vicende di Gemma. La dama torinese si è ritrovata al centro dell'attenzione per l'evolversi della sua relazione con Silvio. Il cavaliere che sembrava aver fatto breccia nel suo cuore. Ebbene, contrariamente ad ogni aspettativa, nel corso delle riprese di questa domenica pomeriggio c'è stato l'amaro epilogo finale per la coppia del trono over. Le anticipazioni di questa nuova registrazione rivelano che i due, dopo aver discusso in studio, hanno scelto di mettere definitivamente la parola fine alla loro relazione. A nulla sono serviti i tentativi di riappacificazione, Silvio ha scelto di andare via definitivamente dal cast del trono over, mettendo così una pietra sopra la sua esperienza in studio. E poi ancora, gli spoiler di Uomini e Donne rivelano che c'è stato spazio per le novità legate al tronista Luca Daffré. Questa settimana ha avuto modo di fare due esterne con Alessandra e Ilaria. Peccato, però, che l'esito dell'incontro con Ilaria non sia stato positivo e il tronista ha scelto di eliminarla definitivamente. Anche questa volta, quindi, non sono mancati i colpi di scena all'interno dello studio del talk show dei Sentimenti di Maria De Filippi, che continua ad appassionare milioni di spettatori. Ogni giorno sono quasi 3 milioni gli affezionatissimi che si collegano su Canale 5 per seguire le nuove vicende dei protagonisti del Trono Classico e Trono Over, permettendo alla rete ammiraglia del Biscione di arrivare a toccare anche punte del 33% di share durante la messa in onda. Un successo clamoroso per la trasmissione di Canale 5 che, ad oggi, continua ad essere leader indiscussa della sua fascia oraria, battendo a mani basse tutte le altre proposte del pomeriggio, tra cui il diretto competitor in onda su Rai 1 che vede alla conduzione la giornalista Serena Bortone.